Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele e oggi siamo in compagnia del nuovo diva drone della Fansnap, un brand interno a Xiaomi di cui vi ho già parlato la scorsa estate. Si tratta di un drone estremamente interessante, almeno sulla carta, in quanto punta al volo autonomo grazie alla sua intelligenza artificiale molto avanzata. Sì, lo so che volete sapere quanto costa e ve lo dico subito, il Fansnap Diva Drone ha un prezzo di lancio di 300 euro, ma nonostante sia stato appena lanciato sul mercato si trova già scontato. Ad esempio questa è un'offerta che vi ho postato qualche ora fa sul mio canale Telegram ufficiale, che trovate linkato qui sotto in descrizione video, e costa già 260 euro circa e sono sicuro che in futuro scenderà ancora. Vabbè. Curiosi? Scopriamolo subito! Fansnap Diva Drone, e forse esteticamente vi ricorda già qualcosina, ma ci arriveremo tra un istante. Vediamo ora le sue caratteristiche tecniche. Troviamo infatti una cam 4K con gimbal meccanico a due assi più stabilizzatore elettronico, ben 30 minuti di autonomia, e come vi ho detto a inizio video questo drone punta forte alla sua intelligenza artificiale, quindi troviamo GPS più VPU, ovvero una piccola telecamera che assiste il GPS specialmente al chiuso, volo autonomo FPV, vlog mode, tracking ovvero follow me, fantastico, e gesture mode. Questa è la versione contenente il drone, il radiocomando e una batteria. È disponibile anche una versione contenente due batterie, ovviamente costa qualche euro in più. Noto inoltre con piacere che questa versione è pensata specificatamente per il mercato europeo, come potete ben vedere, con tanto di marchio CE, Comunità Europea e FCC. Momenti folgoranti con il tuo diva drone. Ok, l'ho tradotto forse un po' troppo alla lettera, speriamo che non sia letteralmente così, però ok, le premesse sono interessanti. E siamo subito accolti da un bel grazie. Ma di che? Grazie a voi. Abbiamo due piccoli manuali di istruzioni, la guida rapida che contiene il minimo necessario per iniziare subito a volare, tra cui il QR code. Troviamo in questa piccola scatoletta, credo le eliche di ricambio, due per tipo, e come vedete sono divise singolarmente. È abbastanza comodo per evitare di cambiare l'intera elica. Ok, ci sta. In questa bustina invece, che evito di aprire altrimenti non troverò mai più il suo contenuto, abbiamo due stick di ricambio per il radiocomando e qualche vitarella per le eliche. E purtroppo avrete capito che stiamo parlando di eliche non a sgancio rapido. Qui abbiamo la batteria smart intelligente che esteticamente ricorda molto quella del primo DJI Mavic Air, con il tastino e i quattro LED che ci mostrano lo stato di carica, e si tratta di una 11.4 volt 2250 mAh. Incredibilmente abbiamo anche il cavo di alimentazione con presa italiana. Ovviamente il cavo USB, micro USB per ricaricare il radiocomando, il suo caricabatterie da 3A con un LED di carica, quando è rosso la batteria sta caricando, quando è verde è completamente carica, quindi molto comodo, ricorda quello del Fimix 8 SE, e anche in questo caso abbiamo il connettore proprietario. Il confezionamento, per quanto sia economico nei materiali, mi piace, è molto curato. Ma vediamo il radiocomando, perché sono davvero curioso. Tra l'altro troviamo tantissimi adesivi che ci indicano le principali funzioni sparsi praticamente ovunque. È simile, un po' alla lontana, a quello del Parrot Anafi. Troviamo, anzi, non troviamo tasti, ce ne sono pochissimi. Abbiamo unicamente il tasto di accensione, anche in questo caso con i LED di carica, il tasto per attivare il ritorno a casa automatico, sulla parte superiore abbiamo il tasto per scattare foto e registrare video, la rotellina per inclinare il gimbal, una buona resistenza, quindi abbastanza precisa, e infine quest'ultimo tasto che secondo il manuale dovrebbe servire per decollare e atterrare automaticamente. Abbiamo due antenne, fortunatamente entrambe reali, questo lo capiamo dai due cavi metallici che passano
nelle plastiche. Ragazzi, credo che le antenne finte siano una delle cose più tristi al mondo. La slitta per lo smartphone invece si apre verso il basso, una scelta che, sarò sincero, non mi fa impazzire. Intelligente invece l'alloggiamento per gli stick del radiocomando. La scelta della slitta posta così in basso come sui vecchi Mavic Pro, DJI Spark e compagnia bella non mi fa molto impazzire, semplicemente perché preferisco avere la schermata FPV dello smartphone posta in alto sopra gli stick invece che in basso, ma questa è una cosa personale. Magari per altri dronisti potrebbe essere più comoda in basso, ditemelo voi. Un attimo però, perché devo rimuovere tutti questi adesivi. Oh, sono incollati molto bene tra l'altro. Gli stick di controllo sono davvero minuscoli, anche se comunque restituiscono un ottimo feedback, una bella resistenza, quindi dovrebbe essere preciso in volo. Diciamo però che se avete delle mani, anzi delle dita troppo grandi, potrebbero non essere comodissimi. L'alloggiamento per gli smartphone invece è abbastanza grande e riesce a contenere senza problemi, e vedete c'è ancora parecchio spazio, il mio Xiaomi Mi Note 10, che è uno smartphone abbastanza grande. Infine, nella parte inferiore troviamo l'ingresso micro USB per la ricarica della batteria interna del radiocomando. Ah, perché questa faccia? Perché questo mio sospiro? Beh, chi di voi mi segue già da un po' di tempo già saprà cosa sto per dire. Purtroppo, come avete visto, non abbiamo nessuna possibilità di collegare il nostro smartphone al radiocomando tramite cavo. Purtroppo questo significa che il collegamento video tra smartphone e drone sarà unicamente wifi, con tutti i limiti del caso. Ed è un vero peccato, si perdono sempre in questi particolari. Sarebbe bastato un segnale wifi trasmesso dal radiocomando invece che dal drone per poter beneficiare di un maggior range di controllo. Ma va bene, inutile piangere sul latte versato, veniamo ora a lui. Il drone. Prima però fatemi rimuovere anche qui tutti questi sigilli / adesivi, come sono appiccicosi. Tra l'altro lasciano anche della colla attaccata alle eliche. Questo drone, almeno esteticamente, è davvero bello. Mi ricorda davvero tanto il primo DJI Mavic Air. E considerando che quel drone per me è uno dei più belli in assoluto, nonostante l'aspetto un po' da assorbente, ma vabbè, sto scherzando, è un grande pregio di questo diva drone. Ma addentriamoci nei dettagli. Troviamo dei motori brushless cromati, molto bellini, con delle eliche abbastanza morbide. Peccato però che siano non a sgancio rapido, ma con la classica vitarella. I bracci sono apribili, quindi un drone pieghevole, possono essere aperti in qualsiasi ordine, molto comodo, evitiamo possibili incidenti. E anche la parte inferiore in gomma dei piedini va sollevata, esattamente come il primo DJI Mavic Air. Ci sono molti riferimenti a quel bel drone. Il design è molto futuristico, sembra provenire da un film di fantascienza come Terminator o Blade Runner, davvero molto bello. Nella parte posteriore troviamo l'ingresso micro USB per trasferire foto e video senza rimuovere ogni volta la micro SD, che tra l'altro è già inclusa. Fantastico, per la prima volta vedo un drone, dopo i primi DJI, che tra l'altro ora nemmeno la metterò più, una micro SD inclusa in dotazione. Si tratta di una NETAC da 32 GB. Diciamo che questa non è tra le micro SD più veloci in assoluto, ma è comunque apprezzabile. Se volete una micro SD migliore, io vi consiglio di, sì, questo è il mio piccolo tesoro, comunque vi consiglio di utilizzare la SanDisk Extreme Pro. Questa la utilizzo su tutti i miei droni 4K anche 60 fps, e mi ci trovo benissimo. Super consigliata a tutti. Tranquilli, perché vi lascerò tutti i link d'acquisto qui sotto in descrizione video. Ma andiamo avanti. Nella parte inferiore troviamo la VPU, questa piccola ottica davvero molto utile per stabilizzare il drone in ausilio al GPS integrato, più il sonar, ottimo. Per quanto riguarda invece il modulo cam, che è dotato per la prima volta da parte della Xiaomi, credo, di un copri gimbal, abbiamo un'ottica 4K con gimbal meccanico a due assi, più il terzo asse stabilizzato elettronicamente. Vedremo i risultati di questa accoppiata nella prova sul campo. Per inserire questa batteria nel suo alloggiamento, prima che spacchiate tutto, dovete inserire prima
la parte posteriore della batteria e poi la parte anteriore, il contrario di quanto succedeva con il primo DJI Mavic Air. Avete sentito il click? Ok, la batteria ora è inserita e possiamo andare ad accendere il drone. Come vedete, il gimbal fa il suo lavoro andando a stabilizzare la fotocamera. Ah, già che ci sono, ne approfitto per svelarvi un mistero. Molto spesso me lo chiedete. Quando sentite questo rumore, avvicino il drone al microfono, una sorta di ticchettio, un po' come un orologio molto rumoroso, molto veloce, si tratta non di un difetto, ma bensì del sonar. È normalissimo, state tranquilli. Vi faccio notare però che questo drone è dotato di LED di navigazione, rossi nella parte frontale e verdi nella parte posteriore. Provo ora a connettere il mio smartphone alla sua Wi-Fi. La password è 123456789 0. Connetti, apriamo la sua applicazione FunSnap 2. Il drone non è attivo. Ok, attiviamolo. Allora, ci chiede innanzitutto la calibrazione del drone. Prima in orizzontale. Sono molto importanti le calibrazioni, ragazzi. Fatele sempre, anche quando cambiate la zona di volo. E ora andiamo a calibrarlo in verticale. Vediamo ora com'è fatta questa bella, almeno apparentemente, applicazione. Troviamo in alto a sinistra lo stato del drone con unicamente la VPU attiva, perché siamo al chiuso, quindi senza segnale GPS, l'altezza, la distanza, la velocità del drone, la qualità del segnale, i satelliti GPS agganciati, 0 in questo caso, la micro SD con lo spazio rimanente, lo stato di carica 102%, ok. Poi, nelle impostazioni, che andiamo a vedere subito, troviamo spec, l'altezza limite impostabile fino ai 500 metri, anche se con il segnale radio, video, wifi tra smartphone e drone, non so se potrà mai arrivarci, distanza massima 1 km, altezza minima del ritorno a casa automatico, che io imposto sempre sui 50 metri, in modo da evitare, specialmente con questi droni non dotati di sensori anticollisione, di prendersi un palazzo in faccia mentre stanno tornando indietro. Raggio per il circle mode. Poi troviamo le impostazioni di controllo, mode 1 e mode 2, calibrazioni varie, come quella che abbiamo già fatto. Ce ne sono tante per questo drone, un buon segno. Record, ovvero storico dei nostri voli, impostazioni, foto panoramiche di alta qualità, e questa andrei proprio ad attivarla, FPV mode con il gimbal fermo in un certo modo, da provare poi nella seconda parte di questa video recensione, micro SD che andrei a formattare, stato delle batterie con un solo ciclo di carica per il test, e il voltaggio delle singole celle. E possiamo andare anche a controllare la versione installata sul drone ed eventualmente aggiornarla. In questo caso comunque siamo già all'ultima versione disponibile. Ok, possiamo andare ad inclinare il gimbal anche manualmente tramite applicazione. Inclinazione molto morbida, e questo è ottimo durante i video. La possibilità di switchare ovviamente da foto a video, switch che non è rapidissimo. Le impostazioni, allora, abbiamo possibilità di impostare manualmente l'ISO e lo shutter. Per i video invece possiamo registrare o in 4K a 15 fps. Non credo sia granché 15 fps per il 4K, ma lo proveremo, oppure un più normale 2.7K a 30 fps o Full HD 60 fps. A sinistra invece troviamo tutte le funzionalità di volo, come il decollo e l'atterraggio automatico, il ritorno a casa, la modalità waypoint, che ci permette semplicemente tappando sulla mappa GPS di impostare dei waypoint. Ora non ce lo lascia fare in quanto il drone non è in volo. E una volta impostati i waypoint, il diva drone andrà a seguirli in modo totalmente autonomo. Attenzione però, perché vi ricordo che qui in Italia il volo autonomo senza controllo diretto del drone è permesso, se non vado errato, fino ai 50 metri di distanza massimi. Ma possiamo impostare anche la velocità del drone, da quella minima, media e anche velocità massima, e queste invece sono tutte le varie Smart Fly o Quick Shot, come preferite. Ce ne sono davvero tante: Circle Mode, Droni Mode, alcune hanno nomi strani, Gesture, Follow, Panoramica, sono tutte da testare. E vediamo se ora il drone si arma oppure no. Direi proprio di sì.
E già che ci siamo, vediamo anche quanto pesa questo divadrone. Siamo esattamente a 428 grammi. Siamo ovviamente sopra i 250 grammi massimi che ci avrebbero permesso di poter utilizzare questo drone senza patentino anche in città. Tradotto significa che se vogliamo volare con questo drone in centri urbani dobbiamo conseguire obbligatoriamente il patentino. In quest'ultimo caso non avremo più particolari limiti. Prime impressioni, tutto sommato, abbastanza positive. Esteticamente mi piace davvero tantissimo. Sì, sono amante di questo design un po' futuristico e mi piacque davvero tanto anche a suo tempo il primo DJI Mavic Air, che forse non piacque così tanto alla stessa DJI che abbandonò quel bel design, ma fortunatamente lo ritroviamo un po' riadattato qui. Mi lasciano però davvero dubbioso alcuni aspetti che secondo me potevano essere migliorati con poco, rendendo questo drone un vero best buy. Parliamo del radiocomando con pochissimi tasti fisici e questo è un po' un problema a mio parere, perché specialmente sul divadrone, che è un drone con intelligenza artificiale avanzata con tante smart fly, non abbiamo nessun tasto per richiamarle, dobbiamo fare tutto tramite l'applicazione. Non lo so, non mi fa impazzire troppo questa cosa. Non abbiamo nemmeno un tasto per lo stop di emergenza, magari se il drone sta andando a sbattere durante un follow me o un circle mode. E mi lasciano perplesso allo stesso modo anche il 4K a soli 15 fps, secondo me troppo poco, ma lo vedremo poi nella seconda parte di questa video recensione, e anche il segnale video Wi-Fi. Peccato, si poteva fare di più. Bene ragazzi, detto questo, io vi aspetto nella seconda parte di questa video recensione in cui andremo a provare il divadrone della Fansnap in aria. Spero di potervela portare qui sul canale il prima possibile, meteo e DPCM vari permettendo. Ok, e mentre aspettiamo, ora voglio sapere la vostra opinione. Cosa ne pensate di questo divadrone? Vi piace? Non vi piace? Vi ha convinto oppure no? Avete dubbi o domande? Beh, parliamo di tutto questo e chiedete quello che volete lasciando un bel commento qui sotto. Io vi aspetto perché sono come sempre a vostra totale disposizione. Se volete invece acquistarlo sin da subito senza attendere la seconda parte della mia video recensione, beh, potete farlo tramite i link ed eventuali coupon che vi lascio qui sotto in descrizione video. Ricordandovi però che offerte e coupon non sono eterni, scadono dopo un po' di tempo, dopo un certo numero di utilizzi, ma niente paura perché li troverete sempre aggiornati sul mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, che trovate linkato qui sotto in descrizione video, insieme al, oddio si sta rompendo la scatola, insieme al link per entrare nel mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il mio canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi! E se questo video un po' vi è piaciuto, beh, potete supportarmi come? Molto semplice, con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale se l'avete già fatto e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. E questo è tutto, augurandovi buon volo, noi ora ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!